Lunedì scorso il ministro Costa è tornato a Rimini per l'ennesima volta a parlare della direttiva Bolkestein e della legge che dovrebbe declinare appunto la direttiva europea qui in Italia. Cosa succede però? È arrivato Costa, c'era Corsini, c'era l'onorevole Arlotti, l'onorevole Pizzolante, Andrea Agnassi, insomma è arrivata la truppa al gran completo. Però di vere novità ce ne hanno dette ben poche. Infatti già a luglio scorso era venuto Costa dicendo che entro settembre il Parlamento italiano avrebbe appunto fatto la legge relativa al nostro demanio marittimo. Arriva settembre, nulla, ottobre nulla, novembre niente, dicembre c'è Natale, tutti in vacanza, gennaio. E così ci siamo ritrovati a febbraio con una legge delega, che altro non è un fogliettino dove si chiede al Parlamento di fare una legge che rispetta determinati punti. Quindi questa fantastica novità che ci hanno presentato altro non è che una paginetta dove elencano le promesse che fino ad ora hanno fatto e non hanno mantenuto. Insomma, a distanza di 11 anni dall'emanazione della Bolkestein e dopo quasi un anno dalle ennesime promesse, siamo ad oggi con un nulla di fatto, perché con questa legge delega il Parlamento dovrà fare la legge, che dovrà essere firmata da Mattarella, che poi passerà tutto di nuovo al governo, che avrà 6 mesi di tempo per fare i decreti attuativi, e siccome una parte dei decreti attuativi comunque coinvolgono le regioni, ogni singola regione dovrà fare poi la propria legge regionale al riguardo. Insomma, sembra la fiera dell'est. Alla fine di tutta questa trafila mi è venuto da dire che al mercato mio padre comprò, perché siamo al punto di prima. Quindi sono venuti a dire: abbiamo mantenuto le promesse, ma fino ad oggi si è visto ben poco. Si rischia di perdere altro tempo, anche perché probabilmente di mezzo ci saranno le elezioni, e quindi ancora per una volta ci siamo salutati con un nulla di fatto e con un'intera categoria completamente allo sbando. L'unica certezza che abbiamo oggi è che il governo ancora non sa di preciso cosa fare. Quello che ha sconcertato tutta la platea è che il ministro Costa ha elogiato il presidente Bonaccini, che ha sollecitato il ministro a prendere in mano questa situazione, anche se non sarebbe pienamente di sua competenza, e lui ha accettato perché altrimenti si rischiava di perdere tempo. Qualcuno avvisi Costa che la Bolkestein è stata emanata 11 anni fa, quindi direi che di tempo ne abbiamo perso anche troppo e rischiamo di arrivare al 2020 senza una soluzione al problema. In più, ancora forse più grave di quello che ha ammesso inizialmente, è il fatto che si è appellato alle categorie presenti dicendo: se avete un tecnico da presentarci, noi ci lavoriamo molto volentieri perché la materia è complicata e quindi ci serve un tecnico. Ad un anno di distanza dalle sue prime parole riguardo la Bolkestein, ci viene a dire oggi che c'è bisogno di un tecnico perché la materia è complicata. Complimenti, gran lavorone è stato fatto in quest'anno, quindi purtroppo riapriamo una nuova stagione. Oggi a Rimini c'è un bel sole, il mare è calmo e piatto, direi piatto come questo governo.